Buongiorno, vorrei oggi considerare una delle parabole che troviamo nel Vangelo di Matteo, che riguarda le vergini stolte. Io credo che tutti noi ricordiamo che vi erano 10 ragazze che dovevano aspettare lo sposo. Era, a quanto pare, usanza allora che lo sposo veniva a prendere la sposa e faceva questa processione per andare a prendere la sposa e poi prendeva la sposa e se la portava a casa. E queste ragazze dovevano, è vero, accompagnare lo sposo in un momento o nell'altro di questa cerimonia. La Bibbia dice che si sono addormentate perché lo sposo non arrivava più. E passa un'ora, quando è che arriva, abbiamo preso la giornata per stare con lo sposo, ma non arriva più. Poi sentono un grido, ecco lo sposo. A quel grido dovevano tutti uscire fuori e unirsi alla processione, alla festa. Ma si sono accorti che le lampade si erano spente. Quelle più accorte avevano ancora olio e quindi hanno riacceso le lampade e sono corse e ce l'hanno fatta. Le altre 5 hanno cominciato a dire: ma prestateci voi dell'olio, non abbiamo olio, cioè come facciamo ad andare incontro allo sposo se non abbiamo olio? Datecelo voi. E questi, scusate, ce l'abbiamo solo per noi, a malapena ci riusciamo noi, andate a comprarne. Non so, magari trovate qualche negozio ancora aperto. E queste qua corrono, girano, vanno a cercare da qualcuno dell'olio per le loro lampade. E mettono, trovano qualcuno, riempiono le lampade, riaccendono queste lampade e corrono alla casa dello sposo. Ormai lo sposo è dentro, facendo festa con la sposa, e bussano. Oh, ci siamo anche noi, cioè siamo addormentate, e la porta viene aperta e dicono: chi siete? Chi vi ha invitati? Io non vi conosco. E questi qua vengono lasciate fuori dalla sala della festa del matrimonio. E c'è disperazione. Ora Gesù voleva far vedere con questa storia, perché uno dice: vabbè, ci è andata male, ci andrà meglio la prossima volta. Invece c'è disperazione perché non ci sarà una prossima volta. E sta parlando alla sua chiesa, sta parlando al suo popolo, sta parlando anche ad Israele. Che quando Gesù verrà e tornerà, la domanda è: la Chiesa sarà pronta? Quando si griderà, lo sposo sta per arrivare. Avremmo noi l'olio nelle nostre lampade? Avremmo noi la lampada accesa? Io spero proprio di sì. Io spero che non ci addormentiamo. Io spero che aprendo le finestre siamo lì a guardare
Gesù sta ritornando, Gesù sta ritornando. Io non voglio ascoltare quelli che mi dicono, ma figurati, abbiamo ancora un sacco di tempo, Israele non si è convertito, non c'è l'anticristo, non mi importa. Io non lo so quando tornerà e non lo sa neanche Gesù, o non lo sapeva e credo tuttora non lo sappia, non lo sa neanche Satana quando tornerà. Ed è proprio questo il punto. Siccome tutti litigano, tornerà prima, dopo la tribolazione, ci sarà la tribolazione, c'è già la tribolazione, non lo sappiamo. È tutto un litigio, è tutta una discussione. Stiamo a guardare, stiamo alla finestra, preghiamo tutti i giorni, lodiamo tutti i giorni, leggiamo la Bibbia tutti i giorni, facciamo quello che dobbiamo fare tutti i giorni, ma guardiamo, forse Gesù torna oggi. E quando torna, vuole trovare me e te con la lampada accesa. Vuole trovarci con un bel sorriso in faccia, vuole trovarci con le braccia alzate. Ecco lo sposo, ecco lo sposo, ecco lo sposo, e io voglio correre lì. E voglio veramente stare con lui per l'eternità. Oggi potrebbe essere il giorno. Non dirmi no, non lo sarà. Tu non lo sai. Se tu mi stai dicendo no, non lo sarà, stai dormendo. Svegliati, aspettalo ogni giorno. Questo fa la sposa con lo sposo.